dal ristorante Il Delfino, pescheria con cucina qui a San Buceto in Corso Italia. Il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi incontra un grande personaggio. Un uomo dal cuore grande così, che presto scopriremo attraverso le sue dichiarazioni, le sue parole. Mi riferisco a Valerio Basilavecchia, il principe dei barzellettieri, vincitore storico del Festival dell'Umorismo, decano di un settore davvero molto particolare, di cui verremo a parlare di qui a un poco. Prima di aver brindato questo nostro incontro con dell'ottimo vino biologico firmato Chiusa Grande, è davvero un piacere. Cin Valerio. Un locale che ci ospita davvero con grande simpatia e affetto, il ristorante Il Delfino, pescheria con cucina qui nel centro di San Buceto, di fronte a Palazzo del Municipio. Un locale aperto sia a pranzo che a cena con l'ottima cucina marinara. È davvero un piacere esserci. Allora Valerio, al termine di una stagione ricca di appuntamenti, ricca di spettacoli, finalmente siamo tornati in presenza dopo il periodo pandemico e sei stato protagonista di tanti spettacoli importanti. Intanto, prima di addentrarci, ecco, io mentre andrò a servire queste prelibatezze del mare Adriatico che ci hanno preparato gli amici del Delfino, ecco, che estate è stata per Valerio Basilavecchia? Si può ritenere soddisfatto, contento? Certamente sì, anche perché dopo una lunga pandemia era necessario cominciare a riavere il contatto col pubblico, perché per noi che facciamo spettacolo è fondamentale. Quindi alla presenza del pubblico abbiamo fatto delle serate eccezionali, io in modo particolare sono contentissimo di come è andata l'estate. Un'estate che ha visto Valerio Basilavecchia indiscusso protagonista della scena sia nel tour di Miss Adriatico che nel tour del Festival della Melodia, tanti spettacoli legati al campionato della cucina per casalinghe e non solo, feste private, insomma sei stato richiesto da ogni parte, anche alla luce della tua grande esperienza in questo settore. Ma si può effettivamente dire da quanto tempo, da quanti anni si esibisce Valerio Basilavecchia? Beh, diciamo che sin dai tempi dell'asilo. Addirittura. Ero protagonista degli spettacoli di fine anno scolastico e dell'asilo. Quindi più di mezzo secolo di attività ma artistica. Considerando la mia età, posso dire tranquillamente da oltre 70 anni che faccio questo spettacolo. Abbiamo detto il principe dei barzellettieri, ma quando si è accorto Valerio Basilavecchia di aver sposato la barzelletta come tema della sua vita artistica? Veramente io non sono barzellettiere, sono nato come imitatore. Poi purtroppo il corso della vita mi ha cambiato questo tipo di attività. Ho subito un intervento chirurgico alle corde vocali e non ho potuto fare più le imitazioni. Avevo iniziato con le imitazioni dei personaggi tipici del mio paese e poi avevo i personaggi di quel periodo, Totò, Tina Pica, cioè tanti quei personaggi del cinema, John Wayne, che mi dilettavo a fare queste imitazioni. Però poi ho dovuto per forza cambiare e ho cominciato a raccontare barzellette. Qual è stato lo spunto? Ma lo spunto, diciamo che a forza di sentire Walter Chiari, che è un mio idolo, ho cominciato non a copiarlo, ma grosso modo a cominciare a scrivere le barzellette che Walter Chiari diceva e mano a mano ho cominciato a incamerarli nella mia memoria e poi ho cominciato a fare le serate. Prima come presentatore con l'orchestra di Nino Ranalli e poi ho cominciato a fare la comicità raccontando le barzellette. Ma è difficile raccontare le barzellette secondo Valerio Basilavecchia? Intanto partiamo dal presupposto che la barzelletta è un patrimonio pubblico, quindi la barzelletta è di tutti e tutti possono raccontarla. Al buon intenditore poche parole. Al buon intenditore poche parole. Voglio dire, la barzelletta bisogna saperla raccontare. Molte volte mi trovo con gli amici, racconto 6-7 barzellette e alla fine mi dicono io domani non sono capace di raccontarne nemmeno una. Cioè il problema sta nel ricordarle e poi nel catalogarle per poi poterle raccontare al pubblico.
tanti anni vissuti in coppia anche con un altro personaggio storico della nostra regione, Mario Questa Morelli. Questa è stata una bellissima esperienza, avevamo creato un duo, Mario e Valerio, niente di serio, e poi siccome dovevamo andare in America a fare degli spettacoli, perché siamo stati in America, abbiamo cambiato il nome in Vracchi e Sharp, che poi in italiano era Vragalone e Sciarparato. Ecco, qualche aneddoto di questo periodo che Valerio Basilavecchia vuole ricordare in questa sede tra una stuzzicheria a base di pesce e l'altra? Beh, un aneddoto. Io poi, verso la fine, non avendo più, non motivi, non perché le barzellette sono sempre quelle, magari si cambia, ho cominciato a vedere quello che scrivevano i negozianti fuori dai negozi con il pennarello oppure con il computer. Io vi dico una delle ultime che ho visto qui a Pescara, in via dei Bastioni, io vi dico pure il posto preciso, in via dei Bastioni c'è un negozio di riparazioni elettriche e aveva messo esposto una cartella dove diceva: in questo negozio si eseguono riparazioni elettriche di qualsiasi tipo, tra parentesi, bussare a mano perché il campanello è rotto. Incredibile ma vero. Incredibile ma vero. C'è qualche altro caso che ricordi? Beh, poi ce ne sono tanti di altri casi. Ad esempio a Brittoli ho visto una macelleria dove aveva esposto un cartello che diceva: in questa macelleria si vendono polli mezzi vivi. Ma come cazzo fa a vendere mezzi polli mezzi vivi? Ovviamente. Ovviamente. Oppure, sempre alla stessa macelleria, c'era scritto: in questo negozio si vende carne ovina, bovina, suina, pollina e conigliina. Quindi, e questo dice tutto, che tutti possono fare i comici. Basta avere l'occhio, e non ti dico poi andando avanti che cosa... Certo, ma ritieni di avere più dato o più ricevuto da questo settore? Perché tu, quando sali sul palco, reciti davvero con tanta passione, con tanto trasporto, però hai ricevuto anche tanta visibilità, perché oggi come oggi chi non conosce Valerio Basilavecchia? Sì, oggi facendo un'analisi di tutto devo dire grazie a questo tipo di spettacolo che mi ha dato la possibilità di conoscere tante e tante persone, di farmi conoscere tanti e tanti paesi che io magari non conoscevo nemmeno, e devo dire grazie, veramente grazie, perché anche facendo quelle trasmissioni, Miss Adriatico, Festival della Melodia, ho avuto modo di contattare anche comitati che mi hanno poi chiamato per fare delle feste. Per me è stata un'esperienza molto positiva e devo dire con estrema sincerità ho più avuto che dato. Sei stato protagonista, come si diceva, di una rassegna che a mio avviso meriterebbe maggiore attenzione, maggiore spazio, vale a dire il Festival dell'Umorismo, che è una gara tra barzellettieri, e tu sei stato il primo storico vincitore. Spesso e volentieri ti sei speso, ti sei prodigato per cercare di avvicinare tanti giovani che hanno la passione per raccontare barzellette, però davanti ad una telecamera si bloccano, si frenano. Questo è il mio cruccio, nel senso, l'ho ripetuto per tantissimi anni durante gli spettacoli che abbiamo fatto, che sarebbe ora di ricominciare a fare questo spettacolo del, cioè il Festival dell'Umorismo. È vero quello che dici, è vero che spesso e volentieri i giovani, magari parlando con gli amici, sanno raccontare le barzellette, poi davanti a un piccolo microfono come questo si bloccano. E io lancio ancora un appello. So che ce ne sono tantissimi di giovani che hanno veramente delle doti nascoste. Le capacità. E io vorrei tanto che questi giovani venissero da noi, perché da noi trovano una famiglia, una grande famiglia. E io sono disponibile a dare anche dei consigli, purché ricominciamo. E io non dimentico quando sono stato eletto vincitore del Festival dell'Umorismo di aver fatto quello spettacolo alle carceri di San Donato, dove noi ogni anno andiamo a fare uno spettacolo di beneficenza. Speriamo di tornarci anche prossimamente. Ti ricordi come ho iniziato lo spettacolo e come ho avuto un applauso? Come? Ho iniziato dicendo, davanti a tutti quelli che stavano nella casa circondariale, i detenuti, questa sera facciamo uno spettacolo di evasione. È stato un applauso generale, perché
tutti quanti pensavano che li avessi portati fuori. Speriamo di poterci tornare nel periodo natalizio, proprio per proporre un'altra tappa del Festival dell'Umorismo, gara tra barzellettieri, perché il calore all'interno della casa circondariale durante questi spettacoli è qualcosa di indescrivibile, che fa emozionare anche personaggi di navigata esperienza come Valerio Basilari. La prima volta per me è stata un'esperienza veramente eccezionale. Non ho fatto altro che, tornando a casa, di raccontare ai miei figli l'esperienza che ho provato e la sensazione che si trova stare lì dentro, però con l'idea che sarei comunque uscito fuori, quindi immagino quelli che rimangono là dopo che noi ce ne andiamo e resteranno sicuramente tristi, però poi ricordandosi quello che noi abbiamo dato, penso che un sorriso li abbiamo lasciati pure a quelli. Valerio, tu cosa pensi? Che le migliori barzellette siano spaccati, frammenti di vita vissuta? Sicuramente sì, non tocchiamo le barzellette dei carabinieri, però io sono convinto che l'80% delle barzellette che si raccontano sono storie realmente accadute. Sono storie realmente accadute. Io vi dico l'ultima, come no? Che riguarda proprio i carabinieri. Nella mia città c'è una caserma che sta a 150 metri da casa mia. Una mattina passando ho visto una cartella, un cartellone che diceva: questa caserma rimane aperta 24 ore su 24 dalle ore 8 alle ore 20. Perché ho detto: maresciallo, ma non mi sembra una cosa giusta. Il maresciallo si è giustificato dicendomi che dopo subentra la ronda e quindi sono aperti 24 ore su 24. Nella stessa caserma c'era scritto: se vuoi entrare, suona, se non ti risponde nessuno, risuona. Incredibile. Ma c'è una barzelletta a cui Valerio Basilavecchia si sente particolarmente legato, perché magari ricorda qualche episodio della sua vita? Allora, io ho lavorato per 40 anni presso la Coldiretti. Lo sappiamo, quindi, tutti. E quindi nell'ambito agricolo sicuramente mi sono rimasto attento di quelle cose. Ve ne racconto una. Un'azienda vitivinicola, una grossa azienda vitivinicola, ha lanciato un bando alla ricerca di un enologo e si è presentato un signore tutto sporco, tutto lercio, proprio con i capelli unti, la faccia, la barba lunga, eccetera, eccetera. Io sono l'enologo che voi cercate. Il proprietario ha detto: ma non mi sembra che tu sia all'altezza di fare l'enologo. Prova questo bicchiere di vino e poi vattene. Cioè. Quello ha provato il vino, ha detto: questa è una Passerina 2011, 12 gradi, leggermente grandinata. Quello è rimasto a bocca aperta, se possibile. Gli dà un altro bicchiere di vino, quello prova e dice: ah, questo è uno Chardonnay 2020, non di vostra produzione, 30% di vostra produzione, 70% di produzione fuori dalla zona. Che miseria, questo è rimasto meravigliato. Ha detto: vabbè, proviamolo l'ultima. Gli dà un bicchiere di vino, questo l'assaggio, questo è un Montepulciano 18 gradi, alle capezzagne avete messo delle rose per dargli questo retrogusto che è meraviglioso. Non è possibile, cioè, io non posso assumere una persona di questo genere. Va dalla sua segretaria, gli dice: fammi la pipì dentro questo bicchiere. La segretaria fa la pipì, questo lo porta al presunto enologo, dice: provi questo qua. Questo prova, dice: questo non è vino, questo è urino di donna, è incinta di 4 mesi e adesso, se non mi assumi, dico pure chi è il padre. Incredibile, ma vero, eccezionale. Valerio Basilavecchia, ospite graditissimo qui all'interno del ristorante Il Delfino di San Buceto. Può anche assaggiare, ma poi continueremo ad aggustare queste prelibatezze del mare Adriatico in tutta calma, anche a telecamere spente. Valerio, noi, siccome al nostro programma raccontiamo la verità e solo la verità, io vorrei anche dire qualcosa della tua vita, perché la barzelletta ha accompagnato praticamente tutto il percorso della vita di Valerio Basilavecchia, anche in momenti del tutto particolari come quelli che sta vivendo attualmente. E Valerio Basilavecchia, in più di una semplice occasione, ha detto: io devo ringraziare la barzelletta, perché grazie alla barzelletta sono riuscito a combattere un male spesso e volentieri incurabile. Parole, sì, toccanti, spesso e volentieri, che hanno commosso
noi del gruppo che ti seguiamo, ti stimiamo, ti vogliamo tanto, tanto bene. E tu lo sai, Valerio. Questo me l'avete dimostrato in tantissime occasioni. È vero, la barzelletta mi ha tirato fuori da problemi veramente grossi e che sto ancora vivendo. Ma quello che mi incoraggia è questo. Quando la mattina che mi tocca di fare la chemio, purtroppo sto ancora facendo la chemio, sono 2 anni che sto lottando con questo... Dai che ce la farai! No, ma sicuramente, dai, sicuramente, dai. Perché il dottore mi ha detto il 60% lo deve avere qua e il 40% ce lo mettiamo noi. Io ho detto, dottore, invece faccio un'altra cosa, l'80% ce l'ho qua e il 20% ce lo mettete voi. E io la mattina, quando arrivo in quel 14° piano, che è tetro perché incontriamo persone di tutte le età, e tutti quanti mi chiedono a che stanza vado io a fare la chemio, perché tutti vogliono venire dove sto io. E durante la chemio, diciamo che quelle 3 ore e mezzo, io le faccio passare agli altri amici che sono con me, che stanno combattendo lo stesso male, raccontando le barzellette. E queste 3 ore e mezzo volano veloci. La mia vita è stata piena di soddisfazioni, ma anche di dispiaceri. Meritate soddisfazioni, io aggiungo. Ma anche di dispiaceri. Io devo dire grazie a mia moglie, una donna eccezionale che ha saputo veramente gestire la famiglia. Ho avuto 2 figli grandissimi. Una purtroppo è lontano, purtroppo quando l'amore è lontano e ci sentiamo... All'amor non si comanda. All'amor non si comanda e purtroppo ci sentiamo spesso e volentieri la sera. Adesso c'è questo diavolo del telefonino che ci dà la possibilità di vederci anche fisicamente. Ho un nipote meraviglioso che sta a Pordenone insieme a mia figlia, però ho 2 gioielli che sono qui a Torre Vecchia Teatina. Sono 2 grandissime persone, non perché sono miei nipoti, ma sono eccezionali. Tutte e 2 lavorano ringraziando il Dio e io nella vita, devo dire, a parte questo ultimo periodo, devo dire grazie di tutto quello che mi è successo, anche il lato negativo, ma lo devo soprattutto a questa mia attività, a questo mio modo di raccontare le barzellette. Sono l'amico di tutti a Cepagatti. Appena mi vedono, l'ultima, cioè io devo sempre essere pronto. Cioè, oramai è una mia condanna. Quando siamo più di 2, io devo per forza raccontare le barzellette. C'è qualche sogno ancora che si vorrebbe togliere, Valerio? Beh, certo, i sogni ce ne sono tanti, ma uno in modo particolare. Avrei voluto tanto partecipare alla trasmissione di Canale 5, la 6 l'ultima. Ho fatto dei provini, purtroppo anche là, se non c'è la raccomandazione, dicendoci la verità, non si riuscirà mai ad andarci. E viceversa, uno spettacolo che Valerio Basilavecchia ricorderà per tutta la vita. Ne ha fatte migliaia di apparizioni, ne ha fatte migliaia di spettacoli di successo. Ma c'è una parentesi che magari quando è a casa, davanti al televisore, sul divano, Valerio ricorda? Lo spettacolo più bello l'ho fatto nel 1989 alla Fiera di Roma. Facemmo la Col Diretti Incontro ai Giovani e mi sono incontrato con Gigi Sabani, una persona eccezionale. Di Ortona. Una persona di Ortona. Eccezionale, abruzzese come noi. E quella sera ho avuto modo anche di ripetere qualche mia imitazione. Sono stato complimentato da Gigi Sabani. Poi lui si è fermato a sentire il mio spettacolo e a fine serata mi ha detto sei eccezionale, dice racconti le barzellette meglio di Walter Chiari. Per me non che è stato, ma mi sono sbracato completamente, veramente sono rimasto felice. Eppure questo settore ha avuto anche in Abruzzo degli autorevoli personaggi. Vogliamo ricordare Vincenzo Di Caprara, un grande personaggio, un grande barzellettiere che Valerio ha conosciuto personalmente. Non è che ho conosciuto personalmente, io con Vincenzo ci ho giocato anche a pallone. Giocavamo con il Vissia Ratina, lui giocava in porta, io facevo la riserva. E dentro lo spogliatoio era un via vai di barzellette tra me e Vincenzo. Purtroppo Vincenzo ha avuto quella sfortuna che ci ha lasciati un po' prematuramente. Sarebbe stato veramente, non sarebbe stato il nuovo che sarebbe andato in televisione e avrebbe sostituito sicuramente i Carlo D'Apporto, i Walter Racchichiari e tanti altri. Eppure si sente parlare molto poco di questo settore, il settore delle barzellette. Nell'ambito del cabaret, nel mondo del cabaret,
che ruolo occupa il barzellettiere? Qualcuno dice è l'anello povero di questa grande catena. Esatto. Valerio che dice? E io dico che esatto, anche perché noi barzellettieri dobbiamo sempre aggiornarci, perché non è che andiamo in un posto e raccontiamo le barzellette, in un altro posto le stesse barzellette. E allora come facciamo ad aggiornarci? Io ho trovato un sistema, quello che vi ho detto prima, scrivere adesso anche con i manifesti da morto, con i giornali. Basta leggere con il lato comico e ci dobbiamo aggiornare. Mentre il cabarettista è diverso. Il cabarettista ha un argomento, lo tratta a modo suo e quindi crea la risata. Il barzellettiere è un pochettino più difficile, anche se l'arte è più povera del cabarettista. Ti dicevo, per quanto riguarda i manifesti da morto, dice, ma anche con la morte si ride, anche con la morte si ride e si ride soprattutto. Giorni fa mi ero fermato in un parcheggio e ho visto un manifesto da morto dove c'era scritto trigesimo e c'era scritto così: con immutato affetto lo ricorda la moglie addolorata e il genero felice. Oppure un altro manifesto che dice: è morta Giuseppina Loforte, ne danno il triste annuncio, i figli Claudia, cioè 12 figli. Alla fine il marito ha scritto: una donna che non ha saputo mai dire di no. Pazzesco, pazzesco. Nella barzelletta quanto è importante la parolaccia per rendere davvero incisivo il messaggio? È il solito dilemma, il solito discorso, il problema che si affronta quasi quotidianamente in questo settore. La parolaccia è quello che fa ridere di più, però bisogna fare un ragionamento. La piazza è quella che è. Nella piazza troviamo i giovani, troviamo le persone sensibili che non vogliono sentire raccontare le barzellette. E allora magari nelle sagre possiamo anche sbragarci e dire le parolacce, ma negli spettacoli un pochettino più seri dobbiamo essere cauti e quindi è difficile fare una scelta per raccontare quello che dobbiamo raccontare. Io ad esempio l'ultima è questa: io quando ero bambino avevo paura del buio, oggi alla mia età, 76 anni, ho paura della luce quando mi arriva la bolletta. Ha lavorato con la Coldiretti, come si suol dire, come abbiamo avuto modo di dire, ha lavorato in diversi ambiti nel settore dello spettacolo, però è stato anche un amministratore pubblico, è stato assessore al comune di Cepagatti, Valerio Basilavecchia, quindi davvero una vita molto movimentata. Le istituzioni dovrebbero dare, secondo Valerio, maggiore spazio, maggiore attenzione agli spettacoli, alla cultura. È vero che si parla di cultura, però poi all'atto pratico tutte le amministrazioni alla fine dicono che non hanno soldi e quindi la cultura è messa in seconda parte. Io dico, se anziché di fare molte stupidaggini, e mi fermo qua, sarebbe opportuno ridare la parola alla piazza, perché la gente ha necessità e vuole ridere e vuole vedere. Io per esempio dico sempre che il colmo per un sindaco è avere l'intelligenza fuori dal comune. Tante esperienze vissute, tante belle parentesi, come abbiamo detto e abbiamo raccontato. La gente ha conosciuto per il verso giusto, per quello che è Valerio Basilavecchia, qualche lato del suo carattere non è emerso nel corso della sua lunga carriera? Beh, forse non tutti sanno che oltre a fare questo spettacolo sono uno che si dedica al sociale in modo particolare. Ho frequentato per tantissimi anni la casa famiglia di Scerne di Pineto, Madre Ester, dove mi riportavo anche i bambini a casa a fine settimana e durante le vacanze di Pasqua e di Natale. E questo ti fa onore. Ma sono anche impegnato nel dare una mano a degli anziani, che a Cepagatti non possono, magari a Cepagatti il mio paese, che non possono andare a fare la spesa. E magari io mi prodigo anche con i miei problemi di andare a fare la spesa per loro e in qualche occasione mettermi anche la mano in tasca perché non hanno soldi da spendere. E questo mi rende orgoglioso e i miei concittadini, molti non lo sanno, però va bene così, la beneficenza non si deve sapere. Ma nella sua vita, nella tua vita, cosa faresti e cosa non rifaresti se potessi tornare indietro nel tempo? Rifarei tutto quello che ho fatto fino ad oggi, non cambierei nemmeno una virgola di quello che ho fatto. Hai detto che Walter Chiari rappresenta un'icona artistica nella tua formazione, ma Valerio Basilavecchia
segue il mondo delle barzellette, ci sono degli artisti a cui si sente legato, a cui anche si è ispirato nel corso del... Beh, non mi sento legato, diciamo che attualmente il migliore è Uccio De Santis, poi sta venendo fuori Stellina, che stanno con una sola barzelletta è diventato famoso. Io quella barzelletta, tu sai, l'abbiamo raccontata diverse volte, adesso non la racconto più perché lo racconto a Stellina, non vorrei farmi dire che l'ho copiato da Stellina. Stellina è bravissimo, ha una mimica eccezionale, ma io mi sento Valerio Basilevecchia, non devo copiare a nessuno, mi piace Uccio De Angelis. De Santis, sì. Barzellettieri, caro Valerio, ci si nasce o ci si diventa? Ma bisogna essere anche un pochettino predisposti, quindi diciamo che un po' la nascita e un po' poi te lo devi creare tu il personaggio. L'importante è avere una buona memoria, per raccontare barzellette ci vuole una buona memoria. A chi si sente di dire grazie in questi momenti? In un momento in cui in pratica ha svolto tanti spettacoli, ha portato a termine tante esperienze, c'è qualcuno che le è stato particolarmente vicino? Allora, all'inizio devo ringraziare Nino Ranalli, che mi ha lanciato proprio per fare questo spettacolo. Poi devo ringraziare te, Paolo, che mi hai dato tutte queste grosse possibilità di farmi conoscere ancora di più. E poi un grazie particolare, ma veramente particolare, a mia moglie che mi sopporta e mi supporta. Queste le parole di Valerio Basilevecchia, un grande artista, un grande personaggio che onora e continua ad onorare la terra d'Abruzzo. Grazie Valerio per tutto quello che hai fatto, che fai e che sicuramente farai, malgrado quello che succede nella vita e gli incidenti che sono capitati nel corso della tua esistenza. Io ti vorrei ringraziare pubblicamente. Una sola riflessione, cioè più che riflessione, un invito a quelli che si trovano nelle mie stesse condizioni. Non mollate, perché la vita è bella. Che belle parole, parole che si commentano da sole. Grazie a Valerio Basilevecchia, il principe dei barzellettieri, il vincitore storico del Festival dell'Umorismo, personaggio carismatico, uno dei cabarettisti più conosciuti nel nostro territorio, nella nostra terra d'Abruzzo, ospite graditissimo del nostro programma qui all'interno del ristorante Il Delfino di San Buceto in Corso Italia. Siamo proprio di fronte al municipio, un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Grazie a Valerio Basilevecchia. Grazie a te, Paolo. Grazie a tutto lo staff del ristorante Il Delfino di San Buceto, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti!